la parola, e così entriamo subito nel merito, a Domenico Mugnano, che ci porta un'esperienza importante e spero decisiva. È decisiva, l'abbiamo sollecitata, l'abbiamo condivisa e la discutiamo adesso con voi. Domenico. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Mi chiamo Domenico Mugnano, sono il segretario generale del Sindacato dei Mediatori Civili e Familiari della CISL. Adesso vi chiarirò cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo e cosa faremo. Però da novello sindacalista, io non sono un sindacalista di carriera, ho sempre fatto l'avvocato, inizierei con una serena provocazione, perché ho sentito i magistrati spagnoli, i professori spagnoli parlare di un mondo completamente diverso dal nostro. La cosa particolare che, lasciando stare la Cina, l'esperienza confuciana, l'Italia è il paese della mediazione, perché penso che voi sappiate che le prime affermazioni sulla mediazione sono del VII secolo avanti Cristo, Zaleuco di Locri e Pizziveri, Magna Grecia. È vietato intraprendere un giudizio se si può tentare la conciliazione subito dopo le 10 tavole. Però poi c'è l'esperienza cristiana nei Vangeli, vari riferimenti. Poi ci sono delle esperienze importantissime preunitarie. Devo dire che nello Stato borbonico c'era la mediazione, ma riservata solo ai nobili. Però diciamo una cosa molto importante. Nel codice unitario c'era una figura che era quella del sindaco, che fungeva sia da giudice di pace sia da mediatore. Ed ebbe grande successo fino al fascismo. Fino al fascismo si capisce perché giustamente il fascismo non poteva accettare una giustizia che non fosse giurisdizione. Allora, la mia provocazione è questa, perché io nella figura, essendo un novello sindacalista, devo fare le provocazioni. Poi magari alla fine qualcuno mi risponde o vi rispondo io. Come mai non riusciamo a decollare, al di là di questi convegni, al di là della buona volontà, al di là dell'impegno di personaggi come il professor Pilia, come Andrea Sirotti Gaudenzi, eccetera, eccetera? C'è qualche ragione importante. E la cosa particolare è questa, che nella Romagna della Corte di Cassazione sia Vietti, sia il primo presidente della Cassazione Lupo, sia il presidente della Corte d'Appello di Milano dissero: la mediazione in Italia serve per la deflazione, ma serve anche per creare una nuova cultura. Queste sono parole riportate su tutti i giornali, sui siti, eccetera. Io vedrò questa settimana, iniziamo a dire le cose importanti, il vicepresidente della Corte d'Appello di Milano e la dottoressa Trani, che è addetta alle innovazioni. Vediamo cosa viene fuori. Perché senza lavoro, è evidente che non si può parlare di mediazione. Sì, ne parleremo, continueremo a trovarci, continueremo ad apprezzarci. Però una volta per tutti dobbiamo comprendere che è arrivato il momento in cui è finito il dialogo sereno, rimane il dialogo con chi è contrario a questo istituto così moderno e che porta alla pace sociale. Allora, noi ci siamo formati intorno ad aprile, dopo un mese eravamo già associazione sindacale presso la CISL di Milano. Nei prossimi giorni dovremmo essere associazione sindacale nazionale e nel congresso del 2015, sembra lontano ma è un anno, dovremmo diventare categoria. Quindi direi che abbiamo fatto passi veloci. E cosa vogliamo fare? Vogliamo fare tutela per i mediatori, perché i mediatori obiettivamente con l'ultima legge si sono trovati con un incontro di programmazione dove lavorano a costi zero.
Questo è anticostituzionale, illogico. Porta il mediatore a trovarsi in una situazione di imbarazzo nei confronti dei professionisti che invece guadagnano. Nel senso che la figura del mediatore nell'incontro di programmazione molto spesso diventa la figura quasi di un cancelliere, perché ormai adesso parliamoci chiaramente, l'avvocato normalmente sa che cos'è la mediazione, quindi è inutile che dicano che noi dobbiamo fare i pistolotti, eccetera. Noi ad un certo punto dobbiamo verificare una condizione di procedibilità e verificare una condizione di procedibilità a costo zero mi sembra una cosa assurda e anticostituzionale. Altra cosa, voi sapete che il Ministero della Giustizia è chiuso nel suo bunker, nel senso che si può comunicare solo con i fax. Altra cosa molto importante è quella della mediazione familiare. La mediazione familiare continua ad avere problemi sia per le lotte interne tra le varie associazioni, ma anche perché probabilmente anche l'ultima proposta di legge che ho visto della senatrice, mi pare Amati, quando ero al congresso dell'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici, porta a un rilievo zero della figura del mediatore familiare. Ora, a questo punto io penso che, non perché io sia, diciamo, un novello sindacalista, che queste cose devono portare a un dibattito, e un dibattito forte lo può fare soltanto chi ha delle spalle larghe. Quindi questo è il primo fine del sindacato. Altro fine è quello della presenza sul territorio. La presenza sul territorio vuol dire che la CISL ha centinaia di sedi che saranno a disposizione per la mediazione familiare e per la mediazione civile. Nel senso che faremo sportello, si potrà fare sportello, e quindi dopo il primo incontro, sia nella mediazione familiare che nella mediazione civile, lavorare. Abbiamo raggiunto un accordo importante, anzi un protocollo d'intesa con l'Associazione Italiana Mediatori Sistemici, che sono quasi 2000, non domandatemi se sono migliori loro o l'AIMF o lo SIMEF, perché assolutamente a me non interessa, nel senso che tutti possono partecipare, evidentemente con l'umiltà che deve avere una caratteristica del mediatore, e l'umiltà. Quindi quando le associazioni di mediazione familiare non hanno questa caratteristica, evidentemente non possono lavorare in gruppo, e solo lavorando in gruppo si possono ottenere risultati. Altro nostro fine è una collaborazione stretta appunto con la mediazione familiare per portare avanti finalmente una legge che li tuteli e che li faccia partecipare. Ho sentito tanti discorsi ottimi dei professori, dei magistrati spagnoli. In Italia la mediazione familiare praticamente non serve a niente. Adesso non mi fate dire se i mediatori familiari devono essere preparati meglio o peggio, in ogni caso fanno corsi di 250 ore, noi facciamo corsi di 50 ore. Ho dimenticato di dirvi che a me non va che l'avvocato sia mediatore di diritto, nel senso che nel network che è già pronto, che comprende il 90% di organismi, gli avvocati potranno accedere, ma facendo un test, nessun problema. La legge dice questo, ma ad un certo punto mi fai un test e mi dimostri che sai di negoziazione, che sai di procedura. Io sinceramente sto ottenendo qualche successo. Adesso vi dico delle cose che forse vi meraviglieranno. E questo successo, o questi futuri successi, derivano dal collocamento sindacale. Quali sono questi successi? Allora, abbiamo detto il network, abbiamo un sito interattivo, vi prego scrivete, mettiamo materiale su questo sito interattivo, perché ha 5 milioni di utenti, è interattivo, per cui è una cosa incredibile. Ma io sto avendo rapporti con iniziamo dalle cose forse meno importanti, con la sezione del contenzioso fallimentare, interessi, necessità, bisogni, giusto? Le aziende possono fallire velocemente se ad un certo punto non c'è una mediazione. Poi, come vi ho detto, il 27 ho un appuntamento col vicepresidente del Corte d'Appello di Milano, vediamo cosa ne viene fuori. C'è un progetto incredibile. Un progetto incredibile è questo. Le esecuzioni a Milano sono 16.000, io non so quante sono a Cagliari, probabilmente molto di meno. In mediazione, come?
al deposito dell'istanza di vendita, con ordinanza fatta dalla cancelliere, si manda in mediazione. E c'è questo lasso di tempo per risolvere il piccolo problema, che può essere quello della rata, oppure vedere impostare una vendita costi di mercato, e questo porta vantaggio al creditore e al debitore, e ad un certo punto farà sì che poi le procedure esecutive abbiano tempi minori. Non so se leggerla, perché mi dovete dire se la conoscete. Voi conoscete l'ordinanza del dottor Buffoni della sezione famiglia? No. Allora, io senza leggervela tutta, perché a quest'ora magari vi tedierei, vi prego di andarla a leggere sul sito. Gliela trasmetto ecco, comunque. Allora, il dottor Buffoni, che è un magistrato giovane, pare in carriera, dice questo: gli arriva una causa in appello, un dare ed avere, separazione, uno non paga, e ad un certo punto cosa succede? Atto di precetto, opposizione, eccetera. Il dottor Buffoni dice questo: è la mediazione il metodo migliore quando i rapporti devono continuare, e questa fa sì che se tutti la comprendiamo e la sviluppiamo, possiamo anche vedere di lavorare con i mediatori familiari, perché il mediatore familiare, se adesso non vorrei offendere nessun mediatore familiare che presenta, avrà la voglia di lavorare col mediatore civile, come il mediatore civile avrà voglia di lavorare col mediatore familiare, possono avere grandissime sinergie in tante problematiche. Questa è una sentenza, secondo me, rivoluzionaria, perché poi conferma tutto quanto dicevano i magistrati spagnoli. Io vi ho già detto tante cose, abbiamo un magnifico sito, abbiamo il network pronto, copriamo il 90%, che fa con regole molto semplici, copre il territorio. Voi sapete il rapporto di partenariato, che senza rapporto di partenariato non si può andare avanti oggi. Stiamo facendo un corso. A questo punto mi piacerebbe che ritornassimo indietro sulla serena provocazione che vi ho fatto: perché non riusciamo a decollare? Io le risposte ce le ho, però se qualcuno me le vuol dare, magari la condividiamo. Qualcuno, se no io... Dai, vai, Domenico. Allora, mi permetto, io ho fatto l'avvocato per 37 anni e sinceramente l'ho fatto ad un certo livello. Adesso non mi voglio né vantare né ad un certo punto dire che ero un poveretto, però insomma lavoravo per una grande compagnia di assicurazione, con procura generale, eccetera. Tanti altri grandi avvocati, di cui posso farvi anche il nome, ma anche il professor De Palo di ADR Center, evidentemente sono per la mediazione. C'è una categoria di avvocati che sta resistendo, perché in Italia ci sono 220.000 avvocati. Su queste posizioni dobbiamo incominciare a essere un momentino più uniti. E altra cosa, spero che se c'è qualche magistrato, ma penso che il mio discorso sia sereno, è insistere con i magistrati, perché non possono ad un certo punto, per esempio in appello, fare rinvii di 2 anni, quando ad un certo punto, ordinanza del dottor Moriconi di Roma, si va in mediazione perché non c'è da fare diritto. Quindi quando non c'è da fare diritto, che cosa dobbiamo aspettare anni, mesi, e sovraccaricare? Perché la deflazione fa, in ogni caso, velocizza la giustizia. Sia ben chiaro, un sindacato non si può impegnare, un sindacato importante, solo per la tutela dei lavoratori, per la presenza sul territorio. Si deve impegnare perché la mediazione civile e familiare, penale, eccetera, sono cultura. Nel senso che se l'italiano, che è il popolo più litigioso del mondo, nei prossimi anni con questo strumento cambierà, evidentemente staremo tutti meglio. La mia esperienza però è molto negativa, perché io vengo, per esempio, c'è anche un amico qua che è stato con me, ho sponsorizzato un convegno con l'associazione Credit Manager Italiana, 700 aziende dalla Sony, la Samsung, eccetera. Quante risposte ho avuto? Una. Allora, a questo punto tutti i discorsi di diritto li dobbiamo continuare a fare, ma dobbiamo veramente trovare dei riferimenti.
questo di riferimento può essere Simed CISL, può essere quello che volete voi, dei network importanti, però andando avanti così, fra un anno non ci troveremo qui. Scusate, perché non ci troveremo qui? Perché a un certo punto senza soldi non si va avanti. Magari chi fa il professore, eccetera, ma chi vuol fare il mediatore? E come fa? Come fa? I mediatori familiari come fanno a vivere quando non è data nessuna importanza alla loro professione? Quindi in questo momento dobbiamo porci questo problema, quello di essere uniti, perché essere uniti vuol dire valere di più, siete tutti d'accordo. Le posizioni con gli avvocati devono essere di completo dialogo, le posizioni con i giudici devono essere di completo ossequio, ma ossequiare, dialogare, non vuol dire abbassare la testa come i mediatori hanno fatto fino adesso, perché i mediatori fino adesso hanno fatto. Non è vero che la mediazione ripartita, per mia esperienza personale, io vedo che non sto lavorando, pur qualche aggancio grosso ce l'ho. Stava partendo quando è arrivata quella sentenza anche politica, adesso non facciamo gossip, eccetera. Tra l'altro scioccante, perché qualche giorno prima, ripeto, il primo presidente Lupo, Vietti, Canzi, presidente della Corte d'Appello, dicevano meno male che c'è la mediazione. Non ci siamo più ripresi. Adesso speriamo che con questa iniziativa, che ormai è pronto, ci ho lavorato, c'è l'avvocato Ledda che lo sa, ci ho lavorato dalla mattina alla sera, perché non è così semplice preparare i materiali, le locandine, fare i network, farsi sentire. Quindi quello che stamattina la dottoressa Puzzolu è una cosa meravigliosa, perché il segretario regionale della Sardegna ha capito, Raffaele Bonanni ha capito, il segretario confederale Mezio ha capito. Se ce la facciamo, io penso che potremmo essere un punto di riferimento tra l'altro non settario, nel senso che chi vorrà partecipare parteciperà, se poi non si iscriverà avrà forse qualche incarico di meno nel momento in cui si va a fare lo sportello, però dobbiamo muoverci, perché io sono fermamente convinto che se non ci muoviamo tutti insieme la mediazione in Italia non partirà mai. Perché è una questione di scontro non solo culturale ma di categorie. Dobbiamo incominciare poi a parlare molto chiaramente. Forum dei mediatori, esperienza negativa al massimo. Associazionismo, esperienze negative al massimo, tutti sciolti. Tutte le associazioni si sono sciolte, chiedevano un sacco di soldi per l'iscrizione, eccetera. A questo punto io spero di portare un punto di riferimento. Ripeto, questo punto di riferimento è un punto di riferimento forte, perché ci dà la possibilità di dialogare ad un certo livello, perché non è che se uno di voi dice voglio andare a scrivere al presidente della Corte d'Appello di Milano, di Cagliari, lo ricevono dopo una settimana. Quindi speriamo di aver, come si dice, fatto bingo, ma fatto bingo non solo per il sindacato, ma per la cultura e la mediazione civile e familiare. Io della mediazione penale so ben poco, so però una cosa che qui non è stata detta, mi permetto di dirla, che ci sono un paio di paesi molto civili, la Nuova Zelanda e l'Australia, dove c'è un sistema di mediazione familiare e penale che se non c'è il riconoscimento, niente. Perché? Perché sono state eliminate tante, praticamente in Nuova Zelanda ci sono degli uffici di mediazione, lasciate stare il modello americano. Si va in mediazione, le corti federali sono pare sette. Perché? Perché c'è la cultura di trovare le soluzioni, c'è la cultura di continuare a vivere insieme, a progredire nei rapporti. E a questo punto io evidentemente non posso che dire, anche ringraziando il professor Pilia, fate riferimento a noi, siamo molto disponibili, abbiamo bisogno di
evidentemente di iscritti, di aderenti, però in cambio, a differenza di altri, diamo qualcosa. Che cosa diamo? Ripeto, l'accoglienza, che sarebbe lo sportello, diciamo, le sedi, il network, un sito importante e il fatto che in ogni caso CISL produce lavoro attraverso gli uffici vertenzi, attraverso di Consum, eccetera, la SICET, eccetera. Quindi spero di aver fatto qualcosa per la mediazione. Mi scuso con voi se non ho fatto discorsi giuridici, ma questo non era il mio compito. Sono veramente lieto perché io mi ero studiato la storia della vostra regione e proprio in questa regione c'è una tradizione di giustizia condivisa e è meraviglioso parlare della giustizia in Sardegna. A questo punto diciamo che partiamo, perché vi devo dire la verità, come segretario generale di Simile-Cile è la prima volta che parlo. Non la prima volta che parlo quasi tutti i giorni, ma in università. Speriamo di partire da qui per avere dei risultati concreti, perché senza risultati concreti, che sono poi il lavoro, la mediazione non ha futuro. Perché come facciamo a preparare poi, come facciamo a fare i tirocini? Come facciamo a far lavorare i ragazzi che vogliono trovare uno sbocco di lavoro se non c'è lavoro? E il lavoro dobbiamo trovarcelo anche con un dialogo, anche sgomitando. Grazie di tutto, grazie. Allora, io ringrazio Domenico perché è arrivato da Milano, ringrazio Domenico perché si è trattenuto, anche perché le condizioni di salute non sta tanto bene. La posizione di Domenico è chiara ed è anche uno stimolo di riflessione per noi, e l'ha detto in maniera chiara: attenti che non fate solo convegni, non fate solo riflessioni, però attenti, siccome io adotto una strategia, questo voglio dire a Domenico, dell'inclusione, ci stanno tutti, perché nessuno stia fuori poi alla fine. E se qualcuno ha avuto un'idea che noi volessimo escludere qualcosa, o qualcuno ha sbagliato. Avete visto la varietà tra oggi e domani, tra ieri e oggi, stamattina e domani? Allora, la posizione di Domenico in sintesi è questa: bisogna che la categoria professionale dei mediatori inizi a dotarsi degli strumenti di autodifesa. La sintesi è questa. Domenico dice: io ho fatto il sindacato, e il sindacato dei mediatori che fa una rivendicazione, è una strategia. Io non la vedo come una cosa incompatibile, anzi l'ho invitato, figuratevi se la vedo incompatibile. La scienza vive di teoria che si alimenta con la pratica, ma anche la pratica, attenti, abbiamo un pregiudizio in Italia che non abbiamo ancora superato, e il pratico purtroppo certe volte non riesce a farlo superare, che i soggetti più qualificati, Domenico, magistrati, avvocati, considerano questa figura professionale una figura disastrata, ma non è vero, perché abbiamo visto, ecco, questo è il ruolo che mi rivendico, guardate, non ne trovate altre aule così aperte. Ieri è venuto il presidente della Corte d'Appello. Qua è stato, vi ricordate? Ma il discorso l'abbiamo fatto. Stamattina abbiamo sentito dei colleghi spagnoli, magistrati, professori, che danno una visione diversa, ma nessuno di questi ha una percezione del ruolo minore o disgraziato del mediatore. In Italia, purtroppo, in ambito accademico, in ambito professionale, negli uffici giudiziari, il mediatore non è visto come una figura professionale qualificata che può svolgere un importante ruolo sociale. Quello che invece ci dicono gli spagnoli, loro l'hanno, Domenico, non so se è un mondo diverso,
loro l'hanno già accettato questo principio e utilizzano. Il sindacalista serve anche in Spagna dei mediatori, avete sentito che anche lì li passano, ma li passano gratis. E lì non è dignità del lavoro, non è qualificazione professionale. Ecco, non so se, ecco, no, no, tutto benissimo. Non si lavora gratis. Non si lavora gratis. Allora, il problema quando noi stiamo impostando, evidentemente l'accoglienza. L'accoglienza fa sì che si vada a sede CISL e si dia il consiglio, tanto tutti i problemi possono andare in mediazione. E il mediatore familiare valuta il percorso, eccetera. Le parti se la parte continua fa istanza di mediazione, pagherà quello che deve pagare, magari scontato il 5-10%, anche perché lo prevede il network, perché evidentemente c'è scritto che la dignità è quella di essere pagati, niente sconti o pasticci come fanno certi organismi, che è inutile adesso. Altra cosa molto importante, ma vi rendete conto che offesa è quella? I mediatori familiari abbiamo stabilito tre fasce a incontro, quindi una fascia per chi ha meno di tot di reddito, una fascia media e una fascia normale, con 90 euro a incontro, quindi su 180 euro, quindi diciamo che i 10 sono 1800 euro. Quindi. Allora, perché il sindacato vuol far lavorare, vuol far guadagnare, adesso non siamo nel 1950. Quello che mi preme dire è che noi siamo stati offesi dalla legge che ha convertito il decreto del FARA. Ecco, basta, non dico niente perché... Grazie ancora Domenico. Non mancheranno altre occasioni.